Durante i vespri continuavo a esaminare questa specie di miscuglio di sofferenza e di grazie. Ad un tratto udì la voce della Madonna. Sappi, figlia mia, che sebbene io sia stata innalzata alla dignità di madre di Dio, sette spade dolorose mi hanno trafitto il cuore. Non far nulla a tua difesa. Sopporta tutto con umiltà. Dio stesso prenderà le tue difese. È impossibile piacere a Dio non facendo la sua santa volontà. Figlia mia, ti raccomando vivamente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, poiché questa è la cosa più cara ai suoi occhi. Desidero ardentemente che tu ti distingua in questo, cioè in questa fedeltà nell'adempiere la volontà di Dio. La volontà di Dio anteponila a tutti i sacrifici e olocausti. All'improvviso vidi la Santissima Vergine indicibilmente bella, che dall'altare si avvicinò a me, al mio inginocchiatoio, mi strinse a sé e mi disse queste parole: «Vi sono madre per l'infinita misericordia di Dio. L'anima che mi è più cara è quella che compie fedelmente la volontà di Dio». Mi fece comprendere che ho eseguito fedelmente tutti i desideri di Dio e per questo ho trovato grazia ai suoi occhi. Sii coraggiosa, non temere gli ostacoli ingannevoli, ma considera attentamente la passione di mio figlio e in questo modo vincerai. Ad un tratto vidi la Madonna che mi disse: «Oh, quanto è cara a Dio l'anima che segue fedelmente l'ispirazione della sua grazia. Io ho dato al mondo il Salvatore e tu devi parlare al mondo della sua grande misericordia e preparare il mondo alla sua seconda venuta». Sanctus Spiritus.